Ma questa nuova società quindi comporta poi anche un nuovo sistema di valori che porta e anche nuove problematiche, nuove criticità contemporaneamente, differenti da quelle passate come elemento di rottura o di continuazione. Intanto diciamo che il valore dei valori di questa società è la progettazione. Cioè questa è la prima società nel corso dei secoli che mette al primo posto la progettazione del suo futuro. Per progettare il proprio futuro bisogna prevederlo. Allora noi che cosa prevediamo per esempio da qui al 2030, che è una data canonica anche per il vostro convegno? Beh, dal punto di vista demografico, entro il 2030 saremo 1 miliardo in più, il che non è poco. Ma che non significa solo 1 miliardo in più di bocche da sfamare, significa anche 1 miliardo in più di cervelli che di solito sono sopra ogni bocca. Questo significa che nel 2030 noi saremo diciamo, il cervello collettivo mai prima esistito sul nostro pianeta. In più si tratterà di cervelli la cui percentuale di istruiti è molto maggiore e la cui percentuale di collegati è ancora maggiore. Quindi abbiamo questo aspetto positivo della demografia. L'altro aspetto positivo è che si invecchia in ritardo. Questo non significa che avremo una società di vecchi, significa che avremo una società in cui sarà più estesa quella fase di età che va dai 50 anni agli 80 anni circa, in cui non si è né più giovani né ancora vecchi, e in cui purtroppo la nostra società elimina le persone col pensionamento, ma invece potrebbe continuare a utilizzare soprattutto i lavoratori intellettuali per un periodo molto più allungato. L'altro elemento fondamentale ovviamente è la tecnologia, e non si tratta soltanto dell'influenza esercitata dall'informatica, influenza crescente per il fatto che il nucleo essenziale, la cellula primordiale dell'informatica è il microprocessore, la cui potenza raddoppia ogni 18 mesi, quindi con una velocità molto superiore di quella con cui progredirono ad esempio le automobili, che hanno raddoppiato la loro velocità in 70 anni. Ma accanto all'informatica c'è poi i nuovi materiali, c'è tutta la biotecnologia, c'è le savanti a 3D, c'è la possibilità di cure farmaceutiche e chirurgiche molto molto più avanzate, e poi c'è l'intelligenza artificiale che si va a sommare alla tecnologia meccanica, quella elettromeccanica, quella digitale, e ora appunto con questo ulteriore passo avanti la possibilità di che cosa, e qui passiamo al lavoro, la possibilità di produrre sempre più bene servizi con meno lavoro umano. E tutto questo comporterà più disuguaglianze, questo nuovo assetto del lavoro? Questo sta già comportando nuove disuguaglianze e più terribili, per un fatto semplicissimo, perché la regola che condiziona tutte queste danze planetarie ormai globalizzate è una regola basata sul neoliberismo, il quale comporta intrinsecamente l'aumento delle disuguaglianze. 10 anni fa 350 i più ricchi del mondo avevano una ricchezza pari a quella di mezza umanità, che allora era di 3 miliardi e 400 milioni. Oggi sono solo 8 quelli che da soli assommano la ricchezza di mezza umanità, che ormai è di 3 miliardi e 600 milioni di persone. In Italia, ad esempio, all'inizio della crisi nel 2007, 10 famiglie avevano la ricchezza pari a quella di 3 milioni e mezzo di poveri, oggi le stesse 10 famiglie hanno la ricchezza pari a quella di 6 milioni di poveri. Ma nel frattempo sono cambiate poi tante altre cose, sono cambiati i valori, sono cambiati i bisogni. Ad esempio, noi abbiamo valori nuovi che si connettono alla intellettualizzazione. Facciamo molte più cose con la testa mentre prima le facevamo con le mani, non solo nel lavoro, dove gli operai erano il 90% all'inizio della società industriale, oggi sono il 33% e nel 2030 saranno al massimo il 20%.
ma oggi è tutto intellettualizzato, il lavoro e il gioco. Per il tempo libero andiamo a cinema, andiamo a teatro, leggiamo, cioè facciamo tutte attività con il cervello. C'è poi la creatività che è diventata un valore fondamentale, c'è poi la soggettività. Mentre la società industriale lavorava e operava per grandi blocchi, per grandi numeri, oggi il soggetto ha riconquistato un suo valore intrinseco e accanto alla soggettività l'emotività. La società industriale dava la prevalenza assoluta alla razionalità, era di derivazione illuminista. Oggi invece abbiamo capito che per avere creatività occorre coniugare razionalità ed emotività, per cui l'emotività è diventata più importante. È diventata più importante l'estetica, perché le tecnologie hanno esaurito in molti campi il loro influsso e quindi emerge, se tutti gli orologi sono parimenti precisi, a questo punto è il design che conta. E accanto a tutto questo la femminilizzazione, cioè mai in nessuna epoca storica la donna ha avuto un ruolo così non paritetico, purtroppo ancora vicino alla parità, e i valori femminili, quello appunto dell'estetica, dell'etica, della soggettività, sono diventati valori universali. E poi ancora il valore della ubiquità: grazie alle nuove tecnologie possiamo praticamente essere in contatto continuo in tempo reale con tutto il pianeta, e infine la qualità della vita, cioè mai è stata data tanta importanza non solo alla quantità della vita, cioè alla longevità che ci siamo in gran parte già assicurato, ma alla qualità di questa vita più lunga. Questo significa per esempio che sono cambiati perfino i lussi, non si tratta tanto di ricchezza, lusso è possesso e uso di cose rare, la ricchezza ormai non è più rara, se si pensa che lo scorso anno 300.000 americani sono diventati miliardari, significa che tutto sommato lo possono, forse tranne i professori di università, tutti possono diventare ricchi. Ma quello che è raro oggi per sempre è il silenzio, quello che è raro è lo spazio, quello che è raro è la sicurezza, quello che è raro è l'autonomia, quello che è raro è la bellezza, quello che è raro più di tutti è il tempo. Non perché ce ne manchi più di prima, anzi abbiamo una vita più lunga e abbiamo tecnologie che ci aiutano a risparmiare tempo, ma perché abbiamo una gestione del tempo che fa sì che più ne abbiamo a disposizione, meno ci accorgiamo di averne, per cui lo stress prevale sulla riflessione e su quello che io chiamo l'ozio creativo, cioè la capacità di unire al lavoro anche il divertimento e lo studio, in modo da creare contemporaneamente ricchezza, gioiosità e convivialità e tutti quelli che sono i bisogni radicali, come diceva Heller. Noi abbiamo due tipi di bisogni: bisogni umani di tipo alienato, bisogno di potere, di possesso, di denaro. Tutti i bisogni che non vengono mai completamente soddisfatti, perché c'è sempre qualcuno che ne ha più di noi. E invece poi i bisogni di tipo radicale, di tipo tipicamente umano, che non hanno bisogno di confronto, che riescono a vincere il nostro stress, la nostra infelicità per quello che sono. E sono i bisogni appunto di introspezione, i bisogni di amicizia, di amore, di gioco, di bellezza, di convivialità. Quindi questo comporta inevitabilmente anche un cambiamento del rapporto di consumo, anche la figura stessa del consumatore, la consapevolezza stessa del consumatore, da un lato può avere più opportunità utilizzando appunto anche le tecnologie, l'ubiquità, l'accesso a un mercato planetario, però dall'altro è sottoposto anche a più condizionamenti, a partire dalla classica pubblicità sia ai nuovi algoritmi. Quindi una nuova anche frontiera in questo contesto per il consumatore. Ma qui è una battaglia quasi persa in partenza, no? Questo non voglio essere pessimista in assoluto, ma c'è un tale strapotere del produttore rispetto al consumatore che occorre una battaglia continua e profonda perché il consumatore riesca, non dico a guerreggiare alla pari, ma quasi,
Pensiamo a uno spot pubblicitario, di 30 secondi può arrivare a costare anche 2 milioni. Questo significa che può servirsi di una tale massa di esperti di psicologia, psicanalisi, sociologia, marketing, può ricorrere a furbizie, astuzie scientifiche così accurate che mai poi il consumatore può resistere a tutto questo. Parliamoci chiaro, su ogni pacchetto di sigarette c'è scritto il fumo fa male, il fumo uccide, il fumo rende sterili, il fumo fa abortire le donne, e ciò nonostante uomini e donne continuano a fumare. Che significa? Significa che perfino l'astuzia di avvertire che il fumo fa male serve per catturare quei masochisti che inconsciamente sono masochisti e che quindi finiscono per fumare molto di più. E lì si tratta di colpire nel consumatore sia la sfera razionale con alcuni strumenti logici, sia la sfera emotiva con alcune atmosfere create ad hoc, con cui si riesce a condizionare migliori sentimenti, emozioni, atteggiamenti del consumatore. E su questo aspetto devo dire che purtroppo la forza, la capacità d'urto che ha la pubblicità per ora non riesce a trovare un antidoto da parte dei consumatori, perché bisognerebbe accanto a ogni spot pubblicitario avere il tempo per scontare lo spot stesso, e che non avverrà praticamente mai. Io voglio ringraziare il professor De Masi per voglio dire che gli spunti che lui ha offerto siano anche elemento di questo convegno che ci apprestiamo a svolgere, e rispetto al quale, come consumatori, alla luce anche delle cose che lui ha detto, non possiamo nient'altro che procedere col pessimismo della ragione e con l'ottimismo della volontà. Io vorrei ringraziare quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare, perché, come ho detto all'inizio, ascoltare una persona da uno schermo è una cosa che richiede una pazienza enorme. Se alcuni masochisti tra i presenti sono stati così pazienti da ascoltare fino in fondo, vi ringrazio in modo particolare. Grazie, arrivederci.